Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Se avete già davanti il grafico e volevo iniziare con Bitcoin, vedremo oggi anche Ethereum e Binance, perché non la vediamo da un po' e soprattutto perché Binance Coin ha fatto dei ribassi importanti, molto molto rilevanti, portandosi anche su dei livelli di supporto che vanno monitorati o sicuramente stanno minando il trend di medio periodo che la coin di Binance aveva avuto ed era estremamente rialzista anche nei mesi scorsi. Ma partiamo da Bitcoin e andiamo a guardare quella che è la situazione. Vi ricordate la scorsa settimana quando vi ho parlato del famoso wage che probabilmente sarebbe stato invalidato? È esattamente quello che è successo perché nella giornata del 28 di agosto il mercato lo rompe, però poi si ferma sul livello di supporto solito, cioè intorno ai 9.200, che in questo caso si è fermato a 9.360, quindi si ferma sul solito supporto e sui minimi del mese di luglio, in sostanza, quindi fine luglio, e poi prova in questo momento una gamba rialzista che potremmo definire in questo caso il rimbalzo del gatto morto. Vedremo però, ragazzi, perché da un punto di vista analisi tecnica, adesso ne parliamo, non ci sono grandi variazioni, ma da un punto di vista di analisi ciclica si ci può ragionare. Allora, intanto andiamo ad allargare l'immagine e a vedere quello che sta facendo Bitcoin in questi ultimi giorni. Da un punto di vista di analisi tecnica, iniziamo da quella che è fondamentale. I livelli, ragazzi, che vedete questo qui, che è il livello di resistenza, il primo livello di resistenza che Bitcoin ha davanti a sé. È un livello molto molto importante da raggiungere nell'arco di pochissimo, ragazzi, e soprattutto ci deve chiudere sopra, e stiamo parlando dei 10.000 dollari. Quindi, se Bitcoin riuscirà in sostanza a salire al di sopra di questo livello di resistenza e a portarsi magari in una chiusura intorno ai 10.100 con una close al di sopra di questi livelli, ritornerà in sostanza in una fase di trading range che era questa qui prima della giornata del 28 agosto, che ha fatto il break dei famosi 10.000 dollari e l'ha portato giù. Al momento, da un punto di vista di analisi tecnica, sembra il classico pullback, come vedete, anzi pull up perché viene da giù, quindi in sostanza è una gamba di ritracciamento di un trend ribassista che sta tentando di ritracciare un livello di supporto precedentemente rotto, e quindi potrebbe in sostanza semplicemente fare questo, diciamo una risalita per fare un testing e poi andare a fare una gamba ulteriormente ribassista. Questo è possibile? Assolutamente sì, anzi, da un punto di vista di analisi tecnica è la soluzione più comune, quella più probabile, quella più standard. È anche vero che il mercato, ragazzi, spesso non ci dà soluzioni standard così frequentemente. Volevo farvi vedere anche una trend line che il mercato sta disegnando e sta rispettando, che è questa qui. Anzi, la lasciamo cambiandogli di colore, magari gli diamo un colore differente dalla quelle del wage. Questa è la trend line che in questo momento il mercato deve anche superare, ma come vedete coincide alla perfezione con il livello di resistenza 10.000 e 110.050, quindi oggi, nella giornata di oggi, da qui in su. Ma poi, ragazzi, c'è un'altra cosa importante da guardare, e cioè la media mobile a 50 periodi, che è questa linea blu, questa che vedete diciamo sopra i prezzi di Bitcoin. La media mobile a 50 periodi, il mercato è sotto, quindi tendenzialmente significa che negli ultimi 50 giorni i prezzi sono in territorio di trend negativo. È anche vero che la media mobile non ha una pendenza negativa esagerata, quindi in sostanza è un laterale ribassista. Questo è il significato del mercato che sta al di sotto della media mobile in questo caso. Quindi quello che dobbiamo ragionare è che questa media mobile funge anche da tappo per Bitcoin, quindi in sostanza è un altro livello di resistenza. Ora, capite bene che il mercato in questa fase è congestionato anche per via del fatto che ha davanti a sé dei livelli di resistenza molto rilevanti, tutti racchiusi all'interno di questa fascia di prezzo, quindi dai 10.000 in sostanza alla media mobile, che poi 10.400-10.500, quindi in questa fase c'è un 5% di oscillazione del mercato,
che è stracolmo di livelli di resistenza e anche abbastanza significativi. Cosa succederebbe se il mercato salisse al di sopra di tutti questi livelli? Beh, una schiarita notevole, per esempio, del mercato e una ripresa di forza dei tori, che in questo caso probabilmente si farebbero più coraggio e magari gli acquisti tornerebbero anche sul mercato delle cripto. In questo momento è in questa fase di stand-by, quindi molti preferiscono stare alla finestra e andare a guardare cosa dovrebbe fare. In sostanza dovrebbe fare questo: salire qui e chiudere al di sopra di questo livello. Questo significherebbe rientrare anche nel wedge, quindi invalidare in sostanza il break precedente, quindi annullare totalmente questa figura, e poi si vedrà. Quindi dov'è il livello, ragazzi? Al di sopra dei 10.007, perché poi è vero che i livelli di resistenza sono tutti quelli che vi ho detto io, ma poi il mercato deve arrivare a 10.007. Quindi abbiamo in sostanza un 1.000 dollari di spazio da compiere, da fare, ragazzi. Se il mercato non va al di su di questi livelli, nulla di fatto, nulla cambia sul mercato di Bitcoin. Andiamo a vedere quello che ci dice invece l'analisi ciclica, che è fondamentale. A livello di supporto, ragazzi, è sempre lo stesso, 9200, al di sotto dei quali ce ne sono tantissimi. Il primo livello, per esempio, di raggiungimento è 8300, e poi ne abbiamo uno a 8800, un po' più sopra, un altro qui giù a 8100, poi ne abbiamo uno a 7500. Ce ne sono tantissimi, ragazzi, sinceramente li vedremo nel momento in cui magari il mercato va a farmi il break dei 9200, quindi non anticipiamo queste cose. Allora, dal punto di vista di analisi ciclica, andiamo intanto a ingrandire tutto il grafico per vedere qual era la nostra view. Ce ne sono differenti in questa fase che sto prendendo in considerazione, e qui per evitare confusione ne parlo sempre di una view, che è quella che ritengo più, diciamo, accettabile, più classica. Ce ne sono anche diverse da un punto di vista di ciclico, ragazzi, però è inutile poi andarla a confrontare. Tanto in questa fase ci dicono tutti una cosa: il mercato è atteso un rimbalzo sul mercato, però ovviamente se i prezzi non confermano non si fa assolutamente niente. Quindi il discorso è sempre lo stesso: bisogna in questo momento attendere quello che dice il prezzo di mercato. Allora, qui, esattamente qui in questa fase, vedete, è stato chiuso un ciclo da 14 giorni, dall'ultimo minimo del 15 di agosto. Questo ciclo da 14 giorni è un ciclo ribassista, ragazzi, quindi quello che mi attendo, ve l'ho indicato lì, è un altro 14 giorni circa per arrivare alla famosa scadenza intorno alla prima decade di settembre, che dovrebbe essere la scadenza del classico mensile di Bitcoin intorno tra i 25 e 30 giorni, 29 lo scorso, insomma. Quindi questo rimbalzo che stiamo vedendo in questa fase dovrebbe semplicemente essere il secondo ciclo da 2 settimane, che dovrebbe fare, ragazzi, purtroppo, questo tipo di movimento, andando a rompere a quel punto anche il livello famoso dei 9200, se dovessimo confermare un ciclo ribassista. Quindi, se il mercato confermerà questo andamento, da un punto di vista probabilistico e di analisi ciclica classica, la ciclica ci dice che il mercato deve andare al di sotto del livello di supporto a 9200. Lo farà, non lo farà? Questo ovviamente dipende dai prezzi, non dipende da noi, ragazzi, noi possiamo soltanto seguire. Però questa è l'analisi più probabile, che io ve lo dico anche perché nel momento in cui dovesse succedere una cosa del genere non vi allarmate, perché in sostanza l'attesa dell'analisi ciclica che sto seguendo è questa. Al momento però c'è da prendere posizioni rialziste, per esempio, sul mercato. Beh, allora, se utilizzate dei sistemi particolari, delle strategie particolari di medio termine, potreste anche provare. In effetti, il nostro trading system medio termine è ritornato nuovamente a tentare questo ingresso long. Ovviamente sta tentando ingressi, ragazzi, che poi o vanno in trailing stop o vanno in stop loss leggerissimo, però il mercato poi esce velocemente da queste posizioni. Quindi i trading system ragionano in maniera particolare, però questo ha un significato che possiamo anche vedere qui, quello che in questa fase il tentativo di fare dei long, se avete delle strategie
che vi dicono entra sul mercato, è possibile perché è vero che c'è questa analisi ciclica che io sto seguendo, ma è anche vero che i mercati spesso fanno un po' quello che vogliono, a volte anticipano anche queste chiusure, quindi magari sembra che stia facendo questo, e poi a un certo punto ci troviamo il mercato a 11.000 dollari. Quindi è giusto poi bilanciare quello che vediamo qui e ragionare un po' e mettere un po' nel calderone diversi tipi di strategie. Certamente non andiamo long sul mercato in questo momento, ragazzi, con il 100% del capitale, ma quelle sono strategie di money management, a ognuno ha le sue. Passiamo su Ethereum, andiamo a vedere quello che sta succedendo, la stessa situazione di Bitcoin. Ethereum però, ragazzi, sta facendo una cosa che è importante da guardare, cioè il dead cross delle medie mobili. La 50 periodi, vedete, sta cozzando, sta tagliando media mobile a 200 periodi. Questo è una cosa importantissima. Il mercato delle altcoin è debole. Neanche vero che Ethereum è sul livello di supporto importantissimo, che è quello a 170, livello di supporto che sta tenendo molto da un punto di vista di analisi ciclica. Però vedete anche qui la scadenza di Ethereum intorno alla decade di settembre. Ma attenzione, perché soprattutto su Ethereum il minimo fatto pochi giorni fa, vedete, ci indica un ciclo da 44 giorni ribassista, quindi tutto confermato, e potrebbe essere assolutamente anche questo il ciclo in chiusura, cioè il ciclo chiuso, perché in sostanza sta nella media dei giorni classici per Ethereum, quindi non ha bisogno, diciamo, di altro tempo. Ecco, ragazzi, questo è il significato. Ma come facciamo a capire se questo ciclo poi può riprendere? Ce lo devono indicare i prezzi. Intanto, come vedete, neanche riescono a rompere la trend line discendente, e quindi questo già non è un buon segno. Intanto il mercato dovrebbe recuperare quota 190, poi si troverebbe il famoso death cross davanti, che è un livello di resistenza terrificante in questo caso, e quindi deve romperlo, ritornare qui su, e solo sopra quota 235-240, vedete, il mercato indicherebbe in maniera certa l'inizio di un nuovo trend completamente staccato dal precedente. Quindi di spazio, ragazzi, Ethereum ne ha tantissimo, c'è tanta carne al fuoco, non sembra il mercato delle altcoin avere forza di muoversi in questo caso, e quindi al momento si sta alla finestra. Andiamo a vedere Binance, peggio che peggio anche rispetto ad Ethereum, ha fatto dei ribassi importanti. Anche è anche vero che Binance, ragazzi, veniva da trend molto rilevanti, quindi insomma questo ribasso ci sta, ragazzi. Però quello che non mi è piaciuto proprio è stata la rottura in maniera anche significativa, per esempio, della media mobile a 200 periodi. Vedete, l'ha perforata senza il minimo livello di supporto. Questa non è stata una bella cosa, perché, ragazzi, le medie mobili per gli investitori istituzionali sono importanti e sono da valutare. Vedete, per esempio, come qui una volta rotta la media mobile a 50 periodi è diventata, vedete, sia qui che qui, è diventata un livello di resistenza importante. Quindi cosa succede se il mercato va sotto una 200 periodi? Che la 200 periodi in questo caso sarà un livello di resistenza molto rilevante per Binance, e quindi questa fascia di prezzo a questo punto tra 27 dollari e i 24,50, questa fascia diventa un livello abnorme di resistenza, rendendo il mercato più difficile diciamo da tradare long, e chiaramente ha più difficoltà a riassumere un livello di trend long. Quindi in questa fase Binance assolutamente da monitorare. Non ci sono segnali di acquisto su questo mercato, che sta in questo momento crashando, sta scendendo in maniera consistente, e sta arrivando però a dei livelli che ritengo utili. Vi li vedete tratteggiati qui, questi qui, ragazzi, che sono livelli di supporto rilevanti, sono questi che ho indicato qui, quindi tutta questa è una fascia di supporto molto rilevante. E se andiamo a considerare la scadenza ciclica, ancora una volta ci troviamo, vedete, di fronte a delle scadenze cicliche che potrebbero essere intorno alla decade di settembre. C'è anche da dire che i cicli precedenti di Binance sono stati più lunghi, quindi in sostanza il mercato può andare anche verso il 20 di settembre, vedete, si può portare anche qui. Quindi di spazio ancora, ragazzi, per scendere ce n'è, e nel momento in cui andiamo a fare un'operazione in un mercato che va giù così, è come prendere, lo diciamo sempre qui sul canale, un coltello che sta scendendo e voi cercate di prenderlo dal manico con le mani, potete
potete farvi malissimo. Attenzione, quindi quando andate a fare trading in questo caso, ricordatevi sempre che il trend è fondamentale. Il trend di Binance in questo momento per il medio e breve periodo è short, quindi andare a fare operazioni long su questa cripto come su Ethereum è rischioso, a differenza di Bitcoin che invece ha uno short laterale, quindi non è la stessa cosa, vedete ragazzi, perché il trend di Bitcoin non ha rotto il supporto a 9002, quindi in sostanza non ha la stessa figura, non è trend ribassista di medio e breve periodo come quello di Ethereum e Binance. Quindi se fate operazioni di questo tipo e tentate di comprare contro trend in questo caso, ricordatevi che state cercando di prendere un treno al volo o un coltello che cade, quindi è assolutamente pericolosissimo. Attenzione a queste cose, c'è tempo in ogni caso ragazzi, se la ciclica ha ragione, per esempio come l'abbiamo indicata, e il mercato dovrebbe iniziare una fase di rimbalzo, ci sarà modo e tempo di rientrare sul mercato quando ci sarà un'inversione di trend, per esempio di breve periodo. Va bene ragazzi, allora per oggi è tutto, non ci sono news rilevanti e belle positive come quelle degli altri mesi, è vero, però ragazzi è giusto fare chiarezza sul mercato sempre ed è giusto avere le idee chiare, perché nel trading bisogna innanzitutto proteggersi, non ve lo dimenticate mai, ok? Per oggi è tutto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, datemi una mano ragazzi condividendo questi video anche su altri social, altri canali, così circolano in più queste informazioni tecniche che sono fondamentali per tanti persone. Scrivetemi nei commenti tutto ciò che pensate e quali sono le vostre posizioni, che cosa state facendo. Ciao a tutti, noi ci rivediamo in settimana col prossimo video.